ci sono più elementi che denotano questa nuova iniziativa. È un po' la pandemia che ci ha bloccato ogni possibilità di incontro in fisico, fiere, manifestazioni per la presentazione dei prodotti. L'altra è l'unicità del tipo di vino, cioè i coreani che si avvicinano al nostro territorio con dei vini particolari, così denominati orange, un tipo di vini con la macerazione, cioè vini che loro apprezzano molto, e per di conseguenza oggi, grazie ai produttori della Venezia Giulia, presentiamo e loro potranno assaggiare a distanza. La novità è questa: i produttori qui a Trieste spiegheranno i loro prodotti, d'altra parte li assaggeranno tutti i possibili compratori, buyer, eccetera. Il fatto di farlo tutto online è una novità che ci apre delle porte magari per altre cose in futuro, per altre manifestazioni vitivinicole in futuro, visto che dovremmo un po' convivere con questa pandemia finché non saremo vaccinati. Ma questo esperimento che ha visto l'azienda in house della Camera di Commercio, Aries, a portarlo avanti con la Camera di Commercio italo-coreana che ci sta seguendo in Corea, direi che i risultati li vedremo, quanto bravi saremo a spiegarli. Io spiegherò il nostro territorio, i viticoltori il loro prodotto, e poi in Corea i nostri partner faranno la loro parte con i eventuali compratori. Andremo a spiegare e a presentare specificità e unicità delle 6 aziende agricole che andiamo a presentare, che in questa occasione si presentano con una linea guida che è quella della macerazione, cioè del contatto del mosto con le bucce. Ma vedo un evento veramente molto positivo, perché con i vini che facciamo qua sul Carso in maniera naturale, macerati con la buccia, in quel territorio lì c'è tanta gente che apprezza questo stile di prodotto. Ecco, per questo crediamo tanto in questo progetto. È un modo per farci conoscere e darci una mano sulla presentazione del Friuli Venezia Giulia, questo grande territorio enologico importante. Quindi sicuramente sono delle iniziative che fanno parlare di noi, fanno parlare del nostro territorio, di noi produttori.